Allora, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a questa serata di trasmissioni di Liberi TV. Oggi è 29 marzo 2013, sono Gianni Colacione. Cominciamo il consueto spazio, diciamo, di apertura, quindi la virgola del direttore, e volevo parlarvi oggi, come sempre facendo alcuni salti, apparentemente, almeno per quanto io possa pensare, per come mi sembra, apparentemente senza un nesso, però in realtà un nesso c'è, su una notizia partendo da una notizia, e la notizia è praticamente una conferenza stampa che c'è stata di Viviane Reding, commissaria europeo alla giustizia, che ha presentato, se non sbaglio, ieri, o l'altro ieri, o il 27, il nuovo sistema di monitoraggio, un nuovo sistema di monitoraggio della giustizia, cioè dei sistemi giudiziari dei singoli paesi europei. Ecco, proprio su questo volevo un attimino incentrarmi. Che cosa ha detto Viviane Reding e come è stato riferito? Allora, Viviane Reding, chiaramente questa è stata una sua una presentazione, una conferenza stampa di presentazione di un lavoro, di un monitoraggio molto completo, di cui peraltro io vorrei anche mettervi il link sulla chat, perché è interessante da poter seguire, da poter poi, perché ci sono molte comparazioni, e ve lo vorrei mettere appunto sulla chat. È un PDF, ma è importante per avere un attimino i termini effettivamente del lavoro che è stato fatto da Viviane Reding e dalla, diciamo, dell'equipe che l'ha aiutata. Allora, in premessa va detto che l'attenzione era massimamente rivolta alla giustizia civile, amministrativa e commerciale, secondo appunto le parole di Viviane Reding, e ai sistemi di conciliazione. Perché un efficiente sistema di composizione dei contenziosi civili e commerciali, appunto è stato sottolineato dal commissario, è utile per attrarre investitori anche stranieri. E quindi l'attenzione per l'economia in un momento di crisi, ovviamente è molto importante in questo periodo, quanto più cercare di rimuovere tutto ciò che possa essere poco, tra virgolette, empatico con investitori stranieri, ma io direi anche per quanto riguarda l'Italia, anche con investitori italiani che rischiamo appunto che invece emigrino altrove. Quindi un'attenzione inevitabile in questo momento di crisi. Soprattutto anche importante, secondo me, la considerazione secondo cui le corti nazionali emettono pronunce che realizzano i principi della UE. Un brevissimo virgolettato vi voglio citare. Le carenze dei sistemi giudiziari nazionali, quindi, non solo sono un problema per lo Stato membro interessato, ma possono anche influire sul funzionamento del mercato unico europeo. Quindi, in qualche modo, una chiamata alla responsabilità da parte dei singoli Stati. Ma comunque sia sempre nell'ambito di questo monitoraggio che era sulla giustizia amministrativa e civile, almeno io così ho percepito. Vi voglio anche linkare, preso da il sito di radicali.it, vi voglio anche linkare il filmato della conferenza stampa. Adesso io ve lo devo trovare, ma lo troverò, al momento non ce l'ho disponibile, ma ve lo metto nella chat, tradotto in italiano. È importante per capire bene di cosa si parla. Perché? Perché che cosa è successo? Ovviamente, segue quindi poi un documento proprio di comparazione in cui peraltro l'Italia non esce molto bene dalle comparazioni con gli altri stati. Durante la conferenza è stato dato spazio alle domande di alcuni giornalisti, uno di essi non meglio identificato, né identificabile almeno da me. E appunto nel filmato che vi metterò ci sta, si sente, ha posto una domanda sull'Italia facendo riferimento, era un giornalista straniero, facendo, almeno così pareva, facendo riferimento al tormentone politico, anche mediatico, che vede la politica in conflitto con la magistratura. La domanda, a ben vedere, si riferiva, io penso, immagino, al PDL, vedremo perché, o immagino così, e in particolare ai numerosi procedimenti in corso nei confronti di Silvio Berlusconi, leader appunto della PDL. La risposta del commissario Reding è stata ovviamente,
perché quello era l'oggetto del monitoraggio che lei stava presentando in quel momento, nel senso che la giustizia amministrativa e civile deve essere indipendente. Non solo, ha specificato giustamente che deve essere percepita dai cittadini come tale. Silvio Berlusconi è attenzionato dalla giustizia penale italiana, quindi altro ambito. Va detto, purtroppo, vabbè, questa è stata una svista che il commissario europeo ha confuso il nome del ministro Elsa Fornero con quello del ministro Severino. Ma vabbè, ciò nonostante, ho potuto constatare, quindi nonostante appunto questa differenza di ambito, la giustizia penale che in qualche modo vede Berlusconi coinvolto in una serie di procedimenti e l'oggetto dello studio che era la giustizia civile, amministrativa, è stato detto anche commerciale e anche i sistemi di conciliazione, che era l'oggetto appunto di Vivian Reding, dello studio di Vivian Reding e della Commissione Giustizia. Oggi ho letto un virgolettato di Lettera 43, un quotidiano online, appunto un virgolettato, un titolo virgolettato, Unione Europea, PDL giù le mani dalla giustizia. A me pare decisamente forzato, addirittura capzioso, strumentale. Come strumentale e capziosa è spesso l'informazione in Italia. Vivian Reding infatti non ha fatto alcun accenno né al PDL né a Berlusconi. Chissà, per partorire un titolo simile, quanto travaglio ci è voluto. In realtà io, a parte appunto questa nota che è un pochino un segnale di certa informazione, in qualche modo capziosa a mio parere, che esiste in Italia, purtroppo abbastanza folta, a me sono venute delle considerazioni da fare a seguito di questo studio, delle considerazioni di questo tipo, almeno un paio. In Italia l'ordinamento prevede uno dei poteri dello Stato, appunto quello giudiziario, che abbia costituzionalmente delle garanzie di indipendenza, anzi di autonomia da qualsiasi altro potere, garanzie di indipendenza difficilmente riscontrabili in altri paesi europei. Spesso se ne è parlato, per esempio, ma è solo un esempio, in tema di responsabilità civile dei magistrati, oggetto di un referendum peraltro promosso da radicali, vinto con l'80%, eppure dei sì, ovviamente 80% di sì, ma di fatto è esperibile oggi con responsabilità civile con grandissima difficoltà. Parliamo degli avanzamenti di carriera automatici, insomma tutta una serie di garanzie che vedono appunto la magistratura in Italia estremamente autonoma da qualsiasi altro potere. Altra considerazione di natura prettamente empirica. Allora, il timore di Vivian Reding, il timore era quello che la giustizia non sia e conseguentemente non appaia indipendente dalla politica. Bene, oggi come ieri in Parlamento possiamo apprezzare un grande numero di magistrati o ex magistrati, e quindi mi pare che il problema perlomeno andrebbe affiancato anche al problema inverso, cioè quello dell'indipendenza della politica dalla magistratura. Certo, ovviamente anche i magistrati sono dei cittadini e hanno diritto, che nessuno li vuole togliere, di candidarsi nelle varie legislature. Ce ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo uno appunto alla presidenza del Senato, abbiamo avuto ex magistrati capi di Stato, la percentuale appunto di appartenenti o provenienti da questo corpo è così alta che poi penso appunto che il problema non sia tanto quello della politica che influenza la magistratura, ma viceversa, una lobby di magistrati all'interno di corpi politici non in modo uniforme collocata, ma comunque trasversalmente presente. Per non parlare poi quella degli avvocati. Comunque, nel frattempo è in corso, e oggi dovrebbe appunto avere il suo culmine, il satyagraha radicale realizzato con un digiuno ma anche con altri strumenti per denunciare le condizioni della giustizia italiana e per chiedere l'amnistia, una iniziativa che ha coinvolto Marco Pannella e parte della dirigenza radicale, che da tempo cerca di porre al centro del dibattito politico le drammatiche condizioni carcerarie italiane, condizioni che configurano in realtà un reato di tortura, reato che guarda caso in Italia non esiste, condizioni che non sono in linea con gli standard europei sul rispetto dei diritti umani e che spesso hanno visto l'Italia oggetto di sanzione da parte dell'Unione Europea. Ne avremmo voluto parlare stasera con dei dirigenti radicali, ma non è stato possibile. Comunque seguiremo la battaglia di civiltà, come abbiamo fatto alcune settimane fa con la visita al CIE di Ponte Galeria a Roma,
di cui potrete vedere anche, ecco, mi viene dalla regia una segnalazione e ve la voglio leggere, ovviamente in relazione a questo Satyagraha, anche il segretario di Liberi TV, Donato Volpicella, peraltro il nostro regista, è in sciopero della fame proprio per sostenere questa battaglia di civiltà. Che, come vi dicevo, è un argomento che interessa Liberi TV, cerchiamo di informare, l'abbiamo fatto anche, abbiamo provato a farlo degnamente con un servizio, stavo dicendo, al CIE di Ponte Galeria, il centro di identificazione ed espulsione, dove vengono rinchiusi, perché questa è la parola giusta, i extracomunitari non identificabili. Siamo entrati al seguito di una delegazione radicale, e abbiamo visto quello che potete vedere tranquillamente anche voi in un video che troverete appunto su YouTube, un video in due, diciamo, la sezione maschile e la sezione femminile, quindi diviso in due pezzi, in due parti. Lo troverete appunto sul canale di Liberi TV e anche sul canale di YouTube di Liberi TV. Detto questo, io concludo questo mio, diciamo, dire, questa virgola. Volevo ringraziare Donato Volpicella, appunto, che peraltro, oltre per la regia, ovviamente oggi sarà anche più faticoso per lui perché è in sciopero della fame. Vi ricordo che Liberi TV è un'associazione che si autosostiene e con le vostre iscrizioni spero che vi iscriviate per darci una mano, non solo economicamente, ma anche in proposte. E passo a illustrarvi il palinsesto di oggi. Il palinsesto di oggi che vede alle 20:45 lo spazio Certi diritti, intitolato Curare i gay? Curare i gay oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità. Lo spazio Certi diritti ovviamente è lo spazio curato da Riccardo Cristiano. Si parlerà di questo libro che vi ho detto, appunto, di quel titolo vi ho detto, Raffaello Cortina, editore. Conversazione appunto con l'autore dottor Jimmy Ciliberto, psicologo e psicoterapeuta, a cura appunto di Riccardo Cristiano dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Alle 21:15 a tavola con la psicanalisi, le consuete appunto note a cura di Giancarlo Calciolari. Psicanalisi laica, questo è il titolo di questa puntata, è una conversazione con Antonello Sciacchitano e Davide Radice, traduttori della nuova edizione della questione dell'analisi laica di Sigmund Freud, Mimesis Edizioni. Alle 21:45 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, i commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. Alle 22:15 ci sarà una puntata interessante di Voci Radicali registrata. In cui appunto che condurrò io, che ho condotto io, insieme a come ospite Ivan e Otvos, e riprendiamo un pochino la tematica della virgola, le critiche di Vivian Reding, commissario UE alla giustizia e la situazione politica italiana, sono il tema appunto della conversazione con Ivan e Otvos. Alle 22:45 la consueta trasmissione di chiusura delle nostre trasmissioni del venerdì, Leggera Euforia, notizie e approfondimenti dal mondo antiproibizionista, a cura di Claudio Sterzi, segretario dell'ARA, Associazione Radicale Antiproibizionisti. A questo punto io non ho altro da dire e non vi tedio ulteriormente, vi invito soltanto a seguire. Come ogni sera, come ogni venerdì sera, le trasmissioni di Liberi TV. Grazie ancora.